Direi che la questione della sostenibilità oggi è un dato assolutamente acquisito. Abbiamo per un lungo tempo riscoperto delle informazioni perdute che appartenevano alla nostra storia e che hanno sempre guidato il progettare. Finché, a un certo punto, forse è stato il periodo dell'energia a buon mercato e così via, abbiamo utilizzato la tecnologia per correggere dei progetti impropri. Oggi abbiamo forse capito che non bisogna commettere, ritrovando delle informazioni perdute, riconoscendo i luoghi, riconoscendo la realtà specifica, abbiamo la possibilità di mitigare, diciamo, non commettere errori, di mitigare i nostri errori e quindi di non avere più la necessità di una tecnologia utilizzata come correttivo. Non è concepibile un progetto che non sia sostenibile. Però attenzione, la cosa di cui bisogna stare molto attenti è che una somma di progetti sostenibili non sono in grado di determinare una città sostenibile, perché il nostro problema non è progettare edifici sostenibili, ma raggiungere una sostenibilità, continuando a usare questo termine, complessiva. Abbiamo bisogno di riscoprire il senso del costruire, e il senso del costruire non è soltanto formare degli spazi, ma stabilire un rapporto fra la forma dello spazio e i comportamenti umani. Quindi il processo del costruire è molto più attento ai dialoghi, ragioniamo non tanto mettendo oggetti stupendi, così come si è fatto anche in un passato recente, all'interno dei nostri territori, ma ragionando per rideterminare la qualità delle relazioni fra le parti e quindi ragionando e mettendo frammenti di un totale, frammenti dell'ambiente, elementi che riescano a far parte dell'ambiente, che riescano a far parte del paesaggio, che riescano a entrare a far parte del processo di stratificazione che caratterizzano ogni luogo. Quindi l'architettura, non che si compiace in se stessa della sua estetica, non come narcisismo del progettista da soddisfare o egoismo del committente, ma come frammento che contribuisca al miglioramento complessivo delle condizioni umane, quindi rapportata ai dialoghi più che agli oggetti, al vuoto più che al pieno.